È iniziata con un lungo applauso per Daniele, l'agente della polizia locale travolto da un'auto la scorsa settimana. La grande manifestazione organizzata questa mattina in piazza del Campidoglio per chiedere maggiori tutele e più sicurezza per gli agenti della polizia locale. L'evento di Daniele è stato quello che ha scosso tremendamente le nostre coscienze e ci ha riportato, come avete visto, una piazza molto unita con un unico obiettivo, quello di svegliare e di accendere il faro sulla polizia locale di Roma. Soprattutto perché è una polizia locale che sta sotto i 2500 unità e un organico tutto all'osso comporta anche purtroppo ciò che è accaduto a Daniele. Siamo qui in piazza per chiedere sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori. Solo nel 2024 sono oltre 80 le morti sui luoghi di lavoro. È una strage che va fermata, aumentano gli incidenti, siamo quasi a 30.000 e questo non riguarda solo il privato, riguarda anche il pubblico, dove anche lì gli incidenti sono in aumento. Una grandissima adesione, vediamo una piazza del Campidoglio strapiena di persone. Beh, ma era doveroso, insomma, stante l'incidente occorso al collega e stante una riforma vecchia di quasi 40 anni, era doverosa questa partecipazione, è una cosa molto bella, cioè è fortemente sentita perché quello che è successo a Daniele non deve più riaccadere, serve veramente un diverso inquadramento contrattuale, servono pari diritti, pari assistenza, pari garanzie. Oggi chiediamo sicuramente una parificazione con le altre forze di polizia e questo lo abbiamo fatto tante volte. A livello fiscale, normativo, giuridico, assistenziale, infortunistico e previdenziale. E assolutamente chiediamo pure che ci sia un'attenzione da parte del sindaco di portare a livello governativo una riforma sul campo che aggiorni il ruolo della polizia locale. È una battaglia di giustizia sociale, ancora prima che giuridica e normativa. Noi siamo un corpo di polizia, agenti di polizia giudiziaria armati, senza le tutele di tutti gli altri corpi di polizia, perché noi abbiamo un contratto amministrativo che dice che devi tutelare la tua salute, che è una distonia con quello che poi è il nostro servizio. E da troppo tempo ormai siamo carenti del personale, siamo carenti della sicurezza, siamo carenti di tutto ciò che ci serve per operare nel miglior modo possibile per la sicurezza nostra e di chi ci sta vicino.